それでは私の方から発言をさせていただきたいと思います。ウォレス国防大臣、そしてまたクロセット国防大臣、僕こそお越しいただきました。両大臣の来日を心から歓迎をいたしたいというふうに思います。我々3カ国は昨年12月に首脳による共同声明を発表し、2035年までに GCAP を共同開発することに合意しました。この一大プロジェクトをしっかりと進めていくため、ここに初めて3カ国の防衛相会談を開催でき、大変嬉しく思います。近年の安全保障環境は一層厳しさを増しており、もはや東アジアと欧州の安全保障を切り離して考えることはできません。こうした中、GCAP を共同開発することは、英国、イタリア両国との今後何世代にもわたる幅広い協力の礎となり、グローバルな安全保障の強化にも大きく貢献するものであります。また、3カ国の優れた技術を結集し、最新鋭の戦闘機を開発することにより、最先端の技術や優れた次世代の人材が生まれます。こうした技術や人材は、広く社会全般に貢献していくものであります。私は以前から次期戦闘機事業を推進する議員団の座長として、そして現在は大臣としてこの事業に取り組んでまいりました。本日の会談を通じ、我々3カ国の結束と開発への強い意志を確認したいと思います。次にウォレス大臣、クロセット大臣の順でご発言をお願いをいたしたいと思います。Thank you, Minister Hamdan. Thank you for welcoming us both hereIn Tokyo today. The world is getting more unstable, more insecure, and more anxious, and the direction of travel towards the end of the decade is it's getting sadly worse. War in Europe, tension in the Pacific, has taught us one most important thing, that we need to secure our sovereignty in order to secure our resilience. This joint three-way project,to procure the next generation, a sixth generation of fighter capability for the men and women of our armed forces, and to protect our security and sovereignty is vital if we are to protect ourselves towards the end of the decade and beyond. So I'm delighted that we're meeting here. I think it is historic that we are meeting not just as ministers, but also with our chief of our air forces and our industries, all in the same room, all at the same time.That is the way we will make our future partnership a strong, successful, forward-leaning program that I think will produce a world-leading capability for all our nations towards the end of the decade and on. Thank you. Crosetto, 大臣どうぞ。Grazie, Ministro Amada. Grazie, Ministro Wallace.L'Italia esprime una piena soddisfazione per il traguardo che oggi stiamo portando avanti, che è partito poco tempo fa e che stiamo cercando di accelerare. Il Global Combat Air Program rappresenta il futuro. Condivido le parole dette prima dal Ministro Wallace e dal Ministro Amada. È una scelta industriale,tecnologica, ma è una scelta di politica. È la scelta di tre importanti nazioni che decidono di avere un percorso comune per il futuro. Un percorso comune che metterà insieme le nostre forze armate nell'addestramento, che ci ha già visti fare scelte molto simili negli anni scorsi sulla parte aeronautica e che ci può veder collaborare e cooperare anche in ambito navale, anche in ambito sottomarino, anche in ambito spaziale. Il mondo è diventato sempre più piccolo e ha aumentato negli ultimi anni i problemi e probabilmente in questo decennio peggioreranno. Bisogna che le nostre nazioni si mettano insieme, perché soltanto dall'unione delle forze noi potremo contrastare la grandezza dei problemi che abbiamo davanti.
Una volta il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico erano lontani, oggi il futuro del Mediterraneo dipende da cosa succederà nell'Indo-Pacifico. Il futuro dell'Italia e della Gran Bretagna dipenderà da quello che succede in Giappone e viceversa. Quindi siamo uniti dallo stesso destino e oggi mettiamo una pietra per costruire un futuro importante insieme. ありがとうございました。それでは次に開発体制についてまた議論させていただきたいと思いますが、メディアの方からちょっと出ていただいてお願いいたします。